Forest, dov'è? Che succede? Mi sentite, Jalappi? Sì, sì, sentiamo. Allora, qui l'aria è tersa, il cielo è plumbeo. Sì, va bene. E siete collegati con il prestigiosissimo parcheggio del prestigioso programma Jalappa Show. Ah, ma c'è un parcheggio, ma ditelo! Anch'io non lo sapevo, parcheggio ogni volta. Non me ne parli, guardi. In Culandia parcheggio. Bene, certo parcheggio. E cosa comunque, fa il parcheggio? Comunque, fra un po' su questo prestigioso ring avverrà l'incontro del secolo. Addirittura, ma di cosa? Sta infatti per arrivare il campione dei campioni di wrestling. Qui da noi al Jalappa Show. Vediamo se indovinate chi è. Vediamo se indovinate chi è. Allora, lui riesce a sollevare più di 1000 tori. Se vi prende Sondolori, è cottone dentro e lana fuori. Ma forse il festo Tandori? Signori, il campione del mondo, Tandori! Però, carico a 1000! Guarda, c'è anche le corde del corpo. Oh. Eccolo che arriva. Sì, vabbè. C'è anche Eminem sotto, eh? Prego. Sì, deve salire. Sì, ha capito dove deve andare. Sì, forse ce la fa. Prego, prego. Oh. Sì. Prego, prego. Ragazze. Non sarà troppo carico? Scappatoiolatolo. Toglietelo l'accappatoio. Eccolo. Allora, vediamo. Buonasera. Vediamo, è un momento molto delicato, ma vediamo se prima dell'incontro riusciamo a strappare qualche dichiarazione al Fakiro Tandori. È concentratissimo. Sono davvero onorato di essere tornato qui, in questo posto dove è iniziata la mia carriera, praticamente. Ah, Jalappa Show? No, nei parcheggi. Stavo nei centri commerciali. Sì, va bene, non importa. Bene. Io questa sera mi trasformerò nel grande guerriero dragone. Sì, perché praticamente sconfiggerò un mio terribile avversario. Sì, perché io ho un fisico indistruttibile e sono praticamente dotato di una forza sovrumana. Certo. Credo. Anche noi crediamo. Siamo d'accordo con lei, credo. Lui viene chiamato la bestia di Lissone. Addirittura. La bestia di Lissone. Non sarà troppo. La montagna della Brianza. Addirittura. La Brianza è grande. Beh, bene. Insomma, eccolo che entra. Un consiglio: non guardatelo mai negli occhi, perché è devastante lui. Lui si incazza subito. Questo sta lottando fra la vita e la morte e sta anche perdendo. Questo è il suo avversario. Adesso voi è chiaro che lo vedete così, perché è reduce da una rissa pesantissima. Perché dovete vedere come ha ridotto lui gli altri tre. Gli altri tre? Sì, i bulli, quelli che facevano i fenomeni, gli all'ospizio. All'ospizio? Cioè ha fatto una rissa con tre vecchi. Io riuscivo a batterlo con la forza della mia testa, della mia volontà. Guardi, quello e con questo piede di porco. No. Non mi sembra così. Forest, fermi tutto. Per cortesia, ma non permetterò mai che va bene vincere facile, ma tutto c'è un limite, esatto. Capito? Non permetterò mai che lei combatta contro questo derelitto l'ho spento. Io per lei. Scusi un attimo, ma perché non si fa gli affari suoi? No, ma lasci stare, scusi. Lo faccio per te, così sali nella classifica ATP. Ma non è tennista, non è bene, senior, bene. Ho per te uno a livello, capito? Quindi abbiamo un incontro vero? Sì, un altro grande campione di wrestling. Sì. Arriva da Okinawa, addirittura, l'uomo tigre. Ma dov'è? Ah, però. Ecco, questo mi sembra già meglio. Cosa c'è? Allora... Calmino, ascolta, vuoi che ti faccia un bonifico? Ma scusi, Tandori. Pardon, ma è il modo di lottare. Guarda di là. Tandori, non doveva affrontarlo. Ascolta, Micio, stai tranquillo, ti do i croccantini. Vuoi i croccantini? Ma che croccantini? Perché è una tigre, non è un micio. Allora, è chiaro che il lottatore si mette questa maschera per sembrare incazzato nero. Ma se la maschera la tiri via, vedi che è veramente incazzato nero. No, Tandori. Stai calmo. Sì. No, devi stare in casa. Ti stai agitando. La miseria. Ma che mazzata ha preso? Ma chi ha vinto? Cosa ha vinto? I campioni si stanno studiando. Incontro molto equilibrato. Non ci sembra. Insomma, come va? Bene. Tutto bene? No, è l'arbitro. Sei contento che ho chiamato un campione vero? Volentieri, corto ma senza zucchero per me. Ma cosa? Lo vedo lucidissimo. No, proprio lucido. No. Bene.
Amici, hai punti? Hai punti, sarebbe pari. Ma che sì? Pari? Ma lei dice? Contro equilibrato. No, no, facciamo finire sto scempio, per favore. Mamma dai. Mia, ma no. Che incassatore il Pacchino Tandori. Insomma, ma naturalmente è morto. Questa è tutta tattica. Sì. Sì. Lui finge di essere debole. Sì. Così l'avversario si ammorbidisce. Certo. E poi lui andrà all'attacco. Il tipico contropiede all'italiano, capito? Funziona sempre. Si fa tutto, io ti spiego tutto. Chiarendi! Ecco, non ha... Il attenzione, collo non è più attaccato. Il pubblico sta aspettando la reazione di Tandori. Vai Tandori, vai ecco. Tandori. Forest, Tandori. Forest. È finita. Non c'è più niente. Forest, ragazzi, sente i battiti. Come ragazzi, va? Credo che non ci sia più bisogno di un arbitro. No. Serve un anatomopatologo. Ecco, un medico legale, che sì. Ne so. Bene, ragazzi, sì. Ma poteva veramente finire in tragedia. Insomma, peggio di così mi sembra difficile. No. Eh? Se avessi scommesso su di lui, sì. Avrei perso tutti i miei senta, soldi. Ma... Tutto è bene, quel che finisce bene.